Eccoci qua, buonasera a tutti e benvenuti anche questa sera per un'altra lezione. È partito un pochino in ritardo il segnale, che c'è un pochino di problemi di connessione, però adesso siamo visto si è stabilizzato, ho riavviato il router un secondo, quindi per questo non è partita 10 minuti prima. Però eccoci qua, puntualissimi alle 18 come sempre, iniziamo la nostra lezione. Allora, questa sera di cosa parleremo? Della fotografia fatta in montagna, la fotografare la montagna, che non è esclusivamente fotografare la montagna in sé fisicamente, ma anche quello che c'è intorno e tutto il resto. E durante la lezione, ovviamente, vi farò vedere diverse slide e niente. E vi spiegherò anche come le ho fatte, gli aspetti tecnici e sia gli aspetti anche emozionali, diciamo, perché non soltanto l'aspetto tecnico è importante. Quando c'è l'aspetto, diciamo, emozionale insieme all'aspetto tecnico, lo scatto risulta migliore. Questo è fondamentale. Ma prima di iniziare la lezione, come sempre, andremo a vedere le foto dei nostri studenti, sempre più belle, sempre più bravi, complimenti. E niente, un'altra premessa che a fine, diciamo, della lezione, risponderò ad alcune vostre domande. E qui, niente, pensavo si era svegliato. Si era svegliato Leon? No. Si è svegliato Leon? No, niente, la fa. Fa soltanto. Sulla fascia, guarda. Niente, sulla fascia in fase di. Quindi nonni, niente Leon, mi dispiace anche stasera, lo dico ogni tanto. Quando non lo dico è perché non lo sento neanche, però ho sentito un attimo la vocina, ma no, se viene qua dopo comincia a urlare, è in fase di dormiveglia, quindi niente, niente da fare. Bene, quindi ora passiamo subito alle foto dei nostri studenti. Ok, iniziamo con questo scatto. Allora, questo praticamente è lo scatto fatto da Samuele in Portogallo. Ho caricato subito questa sua foto, molto interessante e molto bella, anche perché lui è un caro amico di Lucrezia e quindi mi ha mandato queste foto e le ho messe in mezzo a tutte le altre vostre, però mi ha colpito, diciamo, come immagine, quindi ve l'ho voluta mostrare. Allora, questa immagine di Samuele è molto interessante, è fatta bene dal punto di vista della composizione e dell'armonia dell'immagine. Vediamo il mare sulla destra, la spiaggia più estesa sulla sinistra. Mi dà l'impressione quasi fosse la parte sinistra della spiaggia una pagina di un libro strappata. Non so se vi dà quella sensazione. Il mare è come lo strappo, no? Quindi l'unione tra terra e cielo è molto molto interessante. Dall'alto così una bella prospettiva, quindi è interessante. C'è anche una buona luce laterale. Non so se notate la figura umana, la persona che è in alto a sinistra che sta camminando. Diciamo è molto molto interessante perché si vede questa luce laterale che crea tridimensionalità e mette in evidenza ogni singola impronta. Questo è molto molto importante quando si scattano fotografie, diciamo, con una buona luce. L'unico difetto, e io come sapete trovo sempre qualcosa, soprattutto sulle mie, però quando vedo anche altre foto mi viene subito da trovare qualcosa. Se non trovo niente va bene, però se trovo qualcosa è anche bene perché vi serve a migliorare i futuri scatti. Allora, il difetto che noto è la figura umana, che purtroppo è di colore giallo, che si fonde un pochino troppo con la sabbia, quindi va poco in evidenza, anche se hai utilizzato in questo caso la regola dei terzi, posizionando la persona in alto a sinistra su un punto forte, anche intorno un po' al punto forte, va bene come posizionamento, mi piace come scelta. L'unica cosa che appunto noto è proprio la sua posizione, che va bene come punto, però allora il vestito giallo che distrae, che confonde un pochino, lo confondi con la sabbia, e la sua posizione delle gambe. Questo è importantissimo, nel senso che quando una persona vuoi fotografare una persona molto piccola, la cosa più importante è che la persona sia con le gambe così, che tu riesci a vedere la gamba sinistra e la gamba destra, se no sembra quasi un paletto conficcato lì, potrebbe essere un palettino con un telo sopra giallo, non si capisce al 100% che è una figura umana, lo intuiamo se zoomiamo un pochino, lo vediamo, ma è importante che l'immagine sia molto chiara dall'inizio, in questo caso, su questo tipo di fotografie. Quindi quando fotografate le persone piccole, soprattutto in un paesaggio così largo, fotografatelo sempre che si vedano entrambe le gambe, proprio come faccio il buccettino così, le due gambe, di modo che anche l'ombra è anche più bella, perché l'ombra non è netta, ma leggera, è netta sempre ovviamente, però non è netta nel senso che ce ne sono come due, perché c'è un piede e l'altro fanno due ombre, sempre dalla stessa direzione ovviamente, e quindi creano questa tridimensionalità sempre bella, ma distinguiamo bene anche la figura umana che c'è nella fotografia. Quindi bene Samuele, continua così, e saluto anche Lucrezia che mi ha pubblicizzato, diciamo, molto, quindi la ringrazio tanto. Bene, poi un'altra cosa, tanto che sto vedendo le vostre foto, volevo ringraziarvi per tutte le recensioni belle che mi avete fatto, siete stati veramente molto molto carini e continuate a farle se vi fa piacere, comunque grazie che avete scritto veramente delle belle cose.
Bene, questo scatto, anche questo è uno scatto molto bello fatto da Anna. Allora, Anna, vediamo che fa bei scatti a queste macro, questi, diciamo, fiori, questi soggetti ravvicinati, ha un buon occhio e in questa immagine lo dimostra, proprio anche una buona mano, una buona tecnica. Allora, a me piace molto il colore blu mischiato con il verde, in questo caso crea una bella armonia, crea anche un grosso stacco perché vediamo tutto lo sfondo che è sfocato con il bokeh, quindi bene, ottimo, ottima regolazione del diaframma. Probabilmente se è un'ottica macro, e credo di sì, il diaframma non sarà apertissimo perché molti vedono una foto di macro e dicono: beh, allora ci sarà un diaframma molto aperto, no? Quindi c'è molta profondità di, poca profondità di campo per quello. Invece no, quando usate un obiettivo macro, anche se il diaframma è chiuso, la profondità di campo è nei millimetri, non è nei centimetri o nei metri come nel paesaggio. Quindi nella foto di macro, anche se chiudiamo molto il diaframma, quindi la profondità di campo è ridotta, si concentra molto sulla prima parte, su dove mettete ovviamente a fuoco. Allora, come scatto è interessante perché è pulito, nel senso che non abbiamo elementi di disturbo intorno, vediamo un po' di chiaroscuro verde-nero, quindi non dà fastidio lo sfondo, è armoniosa, equilibrata, mi piace anche l'aspetto che si vede in questa foglia con questo fiore con queste goccioline sopra, quindi è molto gradevole come immagine, nulla da dire, direi che è un'ottima immagine, personalmente avrei fatto lo stesso, quindi non dico altro, forse può distrarre un pochino in alto a sinistra quella parte chiara, se ci fai caso, questa è proprio una finezza, cioè le finezze servono a creare ancora un'immagine migliore, lo stesso faccio io con le mie, quando trovo un'immagine che già va bene dico sì, però se sistemavo meglio quella cosa lì, c'è sempre qualcosina da migliorare, no? Ci aiuta molto questo a autoperfezionarci, diciamo. Allora, se ci fate caso, alla sinistra del fiore c'è proprio quel gambettino che è chiaro, molto chiaro, quello un pochino attira l'attenzione perché è un punto luminoso e quindi punti luminosi attira l'attenzione quasi più del fiore a volte. Quindi prova magari anche in post-produzione a ridurre un pochino lì, perché no? Ridurre un pochino la luminosità di quella zona là, vignettando un pochino più l'immagine, probabilmente risulta ancora più interessante. Già è bella così, ma in quel modo sicuramente risulta ancora migliore. Quindi ottima immagine anche per te. Bene, poi abbiamo un altro scatto, in questo caso fatto da Marta, giustamente. Marta, anche lei è una nostra allieva, ha fatto i corsi con noi e grazie anche per la recensione che mi ha scritto. Allora, questo scatto, diciamo, è molto interessante dal punto di vista della luce, dell'espressione del cane, perché ti guardano in questo caso, c'è uno sguardo molto intenso, però ecco, c'è questa luce laterale che illumina una parte del viso, l'altra parte in ombra, quindi crea una certa tridimensionalità, diciamo, del volto, molto interessante. Due difetti però che noto. Allora, lo sfondo nero non è un difetto, è bellissimo perché isola il soggetto e ti concentra a guardarlo proprio. I due difetti sono uno, le orecchie del cane tagliate. Quindi in questo caso o fai uno zoom più stretto, un close up ancora più vicino, togliendole del tutto, proprio avvicinandole più, oppure ce le includi, perché se no risulta lo scatto un pochino stroncato, è un ritratto incompleto, diciamo, su questo aspetto qua. Il secondo difetto è credo che sia un collare o una catena, non so, qualcosa sotto il mento del cane, che mi sembra, non vorrei sbagliarmi, però mi sembra quasi tipo la catena con cui lo tieni oppure il collare. E là l'occhio ci cade un pochino perché è illuminato. Se non ci fosse quello e si vedevano entrambe le orecchie, sicuramente lo scatto era ancora più bello. Quello che mi piace molto è proprio la luce laterale che dà questo effetto affascinante a questo cane, no? Lo mette in evidenza. Anche i colori sulla fronte vengono tutti valorizzati. L'occhio, guardate come brilla l'occhio illuminato dalla luce laterale, mentre l'occhio in ombra diventa più misterioso. Quindi non ascoltate chi dice: no, non fate le foto dove il volto è metà scuro, metà chiaro, perché non si capisce. Quella è la fototessera che tutti fanno, tutto il volto luminoso, preciso, ci può stare a volte, è un ritratto stile fototessera, tra virgolette. Un ritratto come si deve utilizza una luce laterale e crea questo effetto più tridimensionale che è molto più gradevole. Come direbbe il mio maestro Jim Morland, una buona luce crea un buon ritratto. Il ritratto è sempre considerato come quando volete fotografare un uovo, no? Se prendete un uovo e lo fotografate con la luce dritto per dritto, l'uovo non ha volume. Se utilizzate una luce laterale ha una tridimensionalità e capite che è proprio un uovo. Quindi lui mi spiegava i ritratti facendomi fotografare le uova, proprio davvero irlandese, quindi la mattina lui se le mangiava e io le fotografavo. Quindi il mio insegnamento era questo all'inizio, diciamo. Comunque, ottimo scatto Marta, bene, e ora niente, iniziamo la lezione. Perfetto.
qua. Sì, come dicevo prima, appunto, fotografare la montagna. Fotografare la montagna è un aspetto molto molto bello e faccio subito un'altra premessa, che io e Erika praticamente abbiamo deciso di comprare casa qui a Montebagnolo, proprio vicino a Monte Laguardi. Saluto tutti i vicini di casa di Monte Laguardi che mi stanno seguendo di Montebagnolo. E niente, praticamente abbiamo scelto di vivere qui per un motivo molto preciso. Molti dicono, ma questa zona è poco servita, non c'è la farmacia, non c'è questo. Realmente quello che a noi interessava era avere la natura vicino a noi, quindi affacciarci e vedere uno spettacolo in mezzo alle montagne. Poi siamo a un quarto d'ora da Perugia, non è che siamo lontani, molti magari manco la conoscono la zona di Montebagnolo, però siamo veramente vicini dal centro, un quarto d'ora diciamo così, e quindi stare su questa zona ci permette di fare fotografie nella natura in maniera molto semplice, nel senso io dico mi alzo presto la mattina, basta che scendo pochi chilometri, diciamo veramente anche centinaia di metri, ho veramente dei bei scorci per fare fotografie alle montagne, paesaggi e via dicendo. Questo noi facendo questo lavoro, ovviamente ci piace vivere su una zona del genere. E non a caso, infatti, vi mostrerò subito una foto di Montebagnolo, che si vede da Montebagnolo. Ok, perfetto, mi è saltato, perfetto. Il mouse parte sempre, è questa qua, gli altri di prima. Purtroppo è il programmino che è sensibilissimo, premi un attimo e ti cambia le immagini come niente. Va benissimo, allora questo è un panorama che noi vediamo da Montebagno, dalla montagna. Vediamo altre montagne e questo è bellissimo. Quando decidete di fotografare le montagne, non dovete fotografare solo la cima, uno va al Monte Bianco, vede la cima, fanno tutti la foto cartolinesca, diciamo a volte chiamata, non è offensivo dirlo cartolinesca, perché le cartoline di una volta fatte in un certo stile erano molto difficili, non erano semplici, però a volte viene considerato come termine offensivo dire la foto è una cartolina perché sembra che è una cosa scontata, quando non lo è mai, però a volte se la foto è troppo banale, nel senso che scegliete la stessa vetta fotografata e rifotografata con lo stesso stile classico, la foto è, diciamo, poco emozionale, mentre invece se scegliete dei punti diversi, magari vi trovate nel Monte Bianco, vi girate e trovate altre vette bellissime intorno, più basse, e fotografate quelle con una bella luce, l'effetto è molto più interessante. Quindi in montagna si possono fare tante foto belle. In questo caso questa immagine appunto da Montebagnolo, la mattina vediamo a volte queste nebbie che sono molto belle, quindi vediamo questo panorama che ci avvolge tra le future, le più lontane, diciamo, montagne, quindi l'occhio, dal nostro punto di vista ci appaga molto, è molto appagato e lo scatto ovviamente è lo stesso. Quindi riusciamo a scattare fotografie in uno scenario del genere, quindi questo è il mio omaggio, diciamo, a Montebagnolo per salutare tutti i miei vicini di casa. Bene, ora vediamo altre montagne, diciamo. Questa immagine qua invece è nel Trentino Alto Adige. E chiaramente a me piace tantissimo il Trentino Alto Adige, è una delle zone più belle per far fotografia di montagna, soprattutto perché ci sono molte rocce, a me piace tanto la roccia. E quando c'è anche un po' di neve, diciamo, l'effetto è ancora più bello. In questo caso ho fatto uno scatto con il bianco e nero per un motivo. Allora, quando fotografo in bianco e nero, anche rispondo anche all'altra domanda, perché bianco e nero, perché colore, no? Che avete fatto e poi ho risposto all'altra lezione, però vi rispondo anche in questa. Praticamente, perché il bianco e nero? Quando io trovo delle nuvole, come in questo caso molto belle, molto cariche, diciamo, che contrastano con un cielo blu, allora utilizzo il bianco e nero utilizzando un filtro, magari in questo caso rosso, in post-produzione con i preset, separando le nuvole dal cielo, creando questo contrasto che a me piace molto, crea un effetto più drammatico, quindi mischiando la montagna innevata con una luce laterale, guardate, la luce viene lateralmente, più le nuvole belle cariche, l'effetto è più gradevole, più interessante. Quindi fotografare in montagna è molto importante osservare che tipo di meteo c'è. Ovviamente se vi avventurate nella montagna con il bruttissimo tempo, ve lo sconsiglio, se da soli dovete andare con una guida esperta, non ci andate anzi quando è proprio bruttissimo tempo. Però, se ci sono delle nuvole, se la giornata è tersa, non c'è proprio un cielo blu che spacca le pietre come molti desiderano, per la camminata magari è più piacevole quando è tutto blu. Per le fotografie, no. Per le fotografie è più bello quando ci sta qualche nuvoletta qua e là. Questo perché ti crea un effetto molto più interessante e più particolare. Una cosa importante è l'attrezzatura fotografica che vi dovete portare. Allora, l'attrezzatura fotografica è ovviamente la fotocamera che dovete portare. Consiglio una reflex o una mirrorless per un motivo, perché potete utilizzare sia grandangolari che teleobiettivi. Se magari volete fotografare una grande distesa, usate un grandangolare. Volete ridurre il campo, usate un teleobiettivo. Il treppiedi è fondamentale. Molti mi dicono, ma come mai il treppiedi? Cioè, nel senso che non devo fare i tempi lenti, non c'è il torrente. Per un motivo, perché voi vi posizionate lì,
no? Utilizzate il treppiedi e non state a guardare subito dentro la fotocamera come nell'alba, la stessa cosa, ma guardate dal vivo quello che state vedendo, osservate com'è la natura e poi decidete con il grandangolo, l'obiettivo di restringere il campo o allargarlo. Però se lo fate a mano libera, uno che fa? Arriva la mano libera, tac, tac. Tac, e fa 3.000 foto, torna a casa e non ce n'è una che magari lo soddisfa. Io questo ne ho fatto uno scatto. Ho visto questa scena, mi piaceva, ho aspettato che si spostavano un po' di nuvole, e ho aspettato anche un quarto d'ora. Uno dice arrivi là, scappi via subito. No, un quarto d'ora, prendi il tuo tempo, osserva e ho scattato uno scatto. Questa qua. Singolo scatto RAW, chiaramente, non scatto in JPEG, scatto in RAW, modalità RAW, e in questo caso ho tirato fuori questa immagine che a me interessava tirarla fuori proprio come la vedete qua. Oppure questa che avevo già mostrato anche l'altra volta, sempre in Trentino Alto Adige, la mattina in controluce, in questo caso quando parlavamo del controluce, no? Però perché la montagna in questo caso? In questo caso è metà montagna e metà cielo, non metà con la linea dell'orizzonte in questo caso, un pochino con questa forma a U, diciamo, no? Che le vette si uniscono. Però con queste nuvole sopra che contrastano, anche qua ho scelto appunto il bianco e nero, per tirar fuori un'esaltazione un pochino di questi valori, drammatizzando, facendo l'effetto drammatico, chiamato così, con il contrasto proprio generale dell'immagine. Questo è molto importante perché quando scattate foto in bianco e nero e cercate la drammaticità, diciamo, della scena, guardate sempre dove sono le nuvole che si vanno a fondere con le montagne. Questa è una cosa molto bella, perché se c'è qualche nuvoletta più carica, come quelle più scure, o qualche nuvoletta più bianca, più trasparente, diciamo, quando si avvicinano alle montagne creano questo effetto armonioso tra cielo e terra. Quindi unendo cielo e terra con le montagne creiamo un effetto, a mio avviso, molto molto interessante. Questo è fondamentale. Bene. Poi, questa immagine qua invece l'ho scattata a Yosemite National Park in America, anche qua, e questa si chiama El Capitan, è una vetta, diciamo, di una montagna. Yosemite National Park non è a livello del mare, è un grandissimo altopiano, immenso, dove sei già in montagna quando sei in pianura, per dire. Oltre quello trovi delle vette che vanno ancora di più, come il Capitan, questa vetta qua che è meravigliosa. Però per dire, non ho voluto fotografare il Capitan, ho fatto anche altre foto chiaramente, ma questa era quella che mi convinceva di più. Ho voluto mettere il Capitan, questa montagna, in mezzo alla natura, facendo vedere i colori della natura in questo caso, perché a volte fare uno scatto tra virgolette banale e semplice, come dicevo prima, no? Prendi la cima, immaginate qua, facevo una foto stretta sulla cima là con un super teleobiettivo, ok, la cima del Capitan, però non era una foto che comunicava qualcosa. Chi la guarda magari dice ok, bella la cima, ma invece un'immagine più larga, come in questo caso includendo le parti intorno che sono appunto gli alberi, l'effetto è più gradevole, più interessante. E quindi mettendolo in questo caso al centro, non c'è regola dei terzi, il soggetto è al centro per un motivo, perché gli alberi fanno da cornice. Fanno da cornice e ti guidano a guardare l'albero, per forza, tu lo guardi perché è al centro. Oltre questo c'è una luce laterale proprio al mezzo, fateci caso, divide metà e metà, la parte sinistra di El Capitan, la parte destra, la parte blu che c'è l'ombra molto fredda, la parte sinistra diciamo più illuminata con il sole che crea questo effetto tridimensionale, la parte bassa dell'albero in ombra, la parte sopra illuminata, creano sempre questo contrasto e dà una certa profondità e una certa armonia dell'insieme. Bene, sempre a Yosemite National Park, una cosa molto bella. Allora, quando fotografate la natura, le montagne, io parlo in questa lezione della montagna, ma quando siete in montagna, non limitatevi, ripeto, a fare solo le montagne, guardate tutto quello che c'è intorno, c'è il mondo. Io dico questo, andare in montagna, fare fotografie di montagna è terapeutico, più di qualsiasi medicina, di qualsiasi cosa. Stare in montagna, c'è l'aria fresca, pura, vi trovate, vi ricaricate, fate una camminata, state magari 15, no, più. 15 minuti, tipo 3-4 ore a camminare. Io porto sempre zaini da 10 kg, Erika altrettanto. Ora porteremo Leon, quindi 20 kg io e le 10, no? Sicuramente. E quindi portando un bello zaino pesante sulle spalle, come dice Franco Berrino, fa benissimo alla salute perché ti scarica, ti fa faticare il corpo, ma allo stesso tempo hai, quando torni a casa, dei benefici e anche soddisfazioni perché magari ti porti l'attrezzatura che vuoi. Molti vanno in montagna, dicono: sì, ma è faticoso camminare lì, e quindi mi porto il minimo indispensabile perché devo camminare. No.
ti porti l'attrezzatura necessaria alla montagna, quindi superati gli obiettivi, tre piedi pesanti, portati due corpi macchina, perché uno solo, se te ne si rompe uno magari hai il secondo, lo tieni, ti fai un bello zaino di 10 kg sulle spalle, questo parlo per chi ovviamente ha un corredo molto grande, e portati supertele quelli pesanti, portati grandangolari pesanti, portate l'attrezzatura, non portare il minimo indispensabile, perché se hai quell'attrezzatura non la tenere da parte, usala al massimo. Infatti la cosa più buffa è quando uno compra tanta attrezzatura fotografica e poi non la usa. Cioè, è come non averla. Quindi, se ce l'avete, usatela e portatevela dietro. È fondamentale. Un buon treppiedi pesante, questo ti aiuta molto, no? Poi una cosa importante, andate sullo stesso luogo, se potete, per tutte le quattro stagioni. Magari scegliete un punto che vi piace, ci tornate, estate, primavera, estate, autunno, inverno, e vedete che differenza c'è. C'è un abisso. Scegliete appunto l'inquadratura più bella, includete la montagna che vi piace, gli alberi intorno, e scattate. Poi, come in questo scatto sempre fatto a Yosemite, per dire, io cosa ho fatto? Ho cercato di includere la montagna in fondo, che è il Capitan a sinistra, quella in fondo dovrebbe essere Half Dome, c'è la cascata. Half Dome è più lontana, anzi. Sì, è più lontana. Quindi per dire, ho incluso sia la montagna, diciamo, la parte superiore e la parte inferiore rispecchiata. La linea dell'orizzonte non è al centro, è leggermente più alta. È più centrale, chiaramente, però leggermente più alta per un motivo, perché io volevo questo rispecchiamento sullo stagno, non a specchio, come molti mettono il cellulare sotto per fare il giochettino a specchio, no. Questo è proprio lo stagno che riflette la reale luce, la reale montagna che è sopra, per dire. Quindi con anche qualche accenno di stagno, che vedi anche la roccia sotto, per dire, rivedi il riflesso sotto il cielo e la montagna, quindi la montagna la vedi due volte in questo caso. Quindi cercate i riflessi quando andate, trovate un torrente, un fiume, oppure trovate anche un laghetto, utilizzatelo per riflettere la montagna sopra e sotto, che è una cosa sicuramente molto interessante, più che fare la foto, ripeto, semplice, soltanto sulla la cima. Bene. Un altro scatto, allora praticamente quando vi trovate in montagna, qua eravamo nel parco di Yellowstone, praticamente quando ci trovavamo lì cosa abbiamo fatto? La mattina presto, e per far queste foto non le fate alle 6 di sera perché loro non escono, non le fate all'ora di pranzo o alle 10, questo orario alle 10 è per qualcuno che mi ha detto che si alza alle 10 per fare le foto, che lo sa chi è? Un certo Orso Bruno, il mio babbo, che mi dice che lui si alza alle 10 per fare le foto. Ha detto: col cavolo che mi alza alle 6, va bene, e allora alzate alle 10. Scherzo, ovviamente, se no si alza prima, però lui mi prende in giro su questo. Allora, fateci caso, questo cerbiatto, no, quando l'abbiamo fotografato a Yellowstone, ovviamente ho usato un super teleobiettivo da una grande distanza, perché lui se no si spaventa. Cosa ho fatto però? Ho scelto una porzione di montagna, in questo caso in montagna appunto puoi trovare i suoi abitanti, le sue creature, quindi ho utilizzato un super teleobiettivo e ho cercato di aspettare che facesse qualche passettino per vedere tutte e quattro le zampe. Visto quello che ho detto prima della persona, no? Della foto di Samuele che ha due piedi, qua vedi tutte le quattro gambe, le quattro zampe del cerbiatto, è importante perché distingui bene la figura. La noti subito, e poi ho cercato di incastrarla, guardatelo, nella neve. Dietro di lui non ci sono gli arbusti gialli, non c'è il verde dell'alberello, forse un pochino dietro la coda, ma poco, diciamo. Ho aspettato che lui facesse due passi, che si posizionasse lì. Ho fatto 3-4 scatti, ecco la foto che ho scelto. Questa qua, perché era nella posizione giusta. Bene, sempre il Capitan. Oppure ecco altre scene interessanti, Castelluccio di Norcia, magari se non potete andare a Yosemite National Park, questo ovviamente quando si può riuscire, scegliete una zona bella che abbiamo qua in Umbria, magari hai visto anche Castelluccio di Norcia che è una delle zone più belle, vediamo il Vettore, no? La montagna stupenda che la vediamo da Perugia, ma quando la vediamo da lì vicino è ancora più bella, con i colori della zona, dipende in che periodo ci vai, ci va l'estate, trovi questi colori, ci va l'inverno altri colori, quando c'è la fioritura altri colori, quindi è bene giocare con la montagna, includendola, inglobandola nello scatto generale che è la fotografia paesaggistica, includendo appunto la montagna, cosa molto importante. Ecco, adesso viene il bello. Praticamente Erika, mia moglie,
quando ho compiuto 40 anni mi ha fatto un regalo stupendo, ovviamente. Mi ha detto: guarda, per i tuoi 40 anni li festeggeremo in Trentino Alto Adige. Io sono nato il 10 ottobre, quindi in autunno mi porti in Trentino, è il regalo più bello che mi puoi fare. Benissimo, andiamo in Trentino, quindi ho fatto questi scatti che a me sono piaciuti molto, ne ho vendute tantissime, collezionisti anche americani. Sono due foto queste, le ho messe vicino per farvi vedere una cosa. Quando fotografate le montagne, guardate quello che appunto succede intorno. In questo caso c'è il cane a sinistra che sembra quasi un lupo, no? Per dire, in silhouette scuro così perché era nero, e quindi sembra quasi il lupo che va verso le pecore. A destra il pastore con le pecore che ha il braccio alzato, come se magari chiama qualcuno perché vede il lupo oppure cerca di scacciarlo. Poi mettere da una parte o dall'altra, invertirle. Sono due foto messe lì, scattate in sequenza, l'ho fatto una, due, proprio su un attimo, però con lo sfondo abbastanza simile, se ci fate caso, la stessa montagna, su due inquadrature leggermente diverse. Ho fatto uno, due, perché ho visto il lupo, il cane, che io lo chiamo il lupo, che si avvicinava, le pecore che stanno lì con il pastore, lui con il braccio alto, quindi l'ho trovata carina questa situazione perché la scena mi piaceva molto e quindi ridava, diciamo, mi ridava a me l'emozione che avevo visto, proprio l'idea che il lupo si stesse avvicinando alle pecore, per dire, questa con il bianco e nero perché volevo enfatizzare la nebbia che si trova tra la montagna, quella, e la collinetta un pochino più avanti, poi dove c'è il pastore c'è anche l'albero, quindi crea questo effetto di, diciamo, di contrasto tra i due che rende l'immagine molto, molto interessante, per dire. Ok, benissimo, aspetta, devo... Un saluto da San Mariano, ciao, ciao ciao San Mariano, salutiamo anche San Mariano, che ci sono anche i miei ovviamente, quindi salutiamo San Mariano, salutiamo anche i genitori di Erika. Ok, e quindi che dire in queste immagini? Quindi Erika mi ha fatto questo regalo e ho fatto tanti scatti in Trentino, ecco viene il bello. Allora, io non ho paura di niente, dell'altezza, degli animali feroci, mi piacciono tutti, quindi se mi posso avvicinare il più possibile mi avvicino. Ho solo una fobia, una sola, che è questa qui. L'orso bruno. Io sono terrorizzato dagli orsi. Erika, per farmi questo regalo al mio compleanno, mi ha detto: tu mi porti in elicottero a New York, mi porti in elicottero a Perugia, mi porti a vedere i precipizi in Irlanda, le peggiori scogliere quando io soffro di vertigini, ma non hai mai voluto vedere un orso dal vivo. Io ho detto: ovviamente sono terrorizzato dagli orsi. Quindi in Trentino mi ha portato su questa, diciamo, riserva dove c'era un orso libero, cioè dentro la gabbia ovviamente, però faceva paura, eh? Io da lì per lì veramente ho fatto queste foto e poi lui guardava me, cioè mi fissava, lei diceva: no, non è vero, è la tua paura, no, e mi ha detto: guarda, così vediamo se vinci la fobia. Io veramente non ho vinto la fobia dell'orso, sono trovato lì, quindi ho trovato quest'orso che mi fissava. Lei mi fa: sì, ma è un orso bruno, si chiama come tuo padre Bruno, come fai a paura dell'orso? Si mangia pure le melinda. Io ho fatto capito che si mangia le melinda, ma io lui lo terrei lì buono, tranquillo, quindi ho montato il teleobiettivo da una bella distanza, il più potente che avevo, perché io più di quel tanto non mi avvicinavo, e ho fatto tre scatti, poi via. Quindi, però la vendetta di Erika ha funzionato, quindi di per lì ha detto: guarda, io, tu mi porti sui posti dove io ho paura, a Torre Eiffel, all'alto, ho paura, quindi devi affrontare le tue paure, che è l'orso. Però ovviamente non l'ho superata, anche perché dopo, quando siamo andati a Yosemite, a Yellowstone, ho rivisto un orso grizzly e avevo più paura di prima, quindi niente. L'unico animale che mi terrorizza è l'orso, piccola parentesi. Bene, ok, siamo arrivati alla conclusione e risponderò, diciamo, a alcune domande che mi avete fatto. Stasera alcune anche simpatiche, diciamo. Allora, la prima domanda che mi ha fatto Elisabetta è questa: mi viene sempre il cielo bianco, come mai? Quando anche il cielo è blu mi viene sempre bianco. Questa è una domanda molto interessante. Allora, il cielo bianco, Elisabetta, ti viene per un motivo. Aspetta, levo l'orso, scusa, se no mi confondo, mi viene da guardarlo con la coda dell'occhio, quindi ecco, torniamo sul primo piano, è meglio. Ok. Allora, diciamo, ti viene il cielo bianco per un motivo, perché il cielo realmente, se tu si trovi in una zona d'ombra e il cielo è in una zona luminosa e tu fai uno scatto includendo il cielo, la parte sotto ti può venire oscura o chiara. Il range dinamico tra le ombre e tra il chiaro scuro è limitato, non è come l'occhio umano che riesce a vedere luminose le ombre e allo stesso tempo le luci alte. Quindi, diciamo, lo scatto migliore lo puoi fare con alcuni rimedi, nel senso, se vuoi scurire il cielo, mantenere luminoso, come scrivevi nelle mail, anche le ombre, devi utilizzare varie tecniche. La prima, la più semplice da utilizzare, è usare i filtri della Nisi, che sono filtri fisici, semplice perché lo vedi subito il risultato.
quindi sì, chiaramente sono costosi, ma ci sono anche altre marche, mettere questi filtri davanti che ti permettono di regolare, magari esponi per le ombre, utilizzi la modalità spot esponendo per le ombre, metti il filtro che scurisce la parte sopra del cielo e equilibri il primo piano e il cielo, quindi riesci a tirar fuori un cielo equilibrato, non bianco ma blu contrastato. Secondo, utilizzare il filtro polarizzatore. Il filtro polarizzatore è un filtro che si avvita sempre nella macchina. Cosa fa? Quando tu lo ruoti, lui satura di più i colori, leva i riflessi, quindi separa le nuvole tra loro, crea questo effetto di contrasto molto bello. Quindi anche il filtro polarizzatore ti aiuta, però chiaro, se vuoi esporre per le ombre le luci alte non puoi farlo solo con il polarizzatore, devi usare anche un filtro graduato. Poi un'altra tecnica che puoi usare è anche l'HDR, che ne parleremo poi più avanti. Praticamente fare tre scatti, uno per le ombre, mezzi toni, luci alte, e fonderlo dopo insieme in Lightroom o in Photoshop. Questa è un'altra tecnica molto valida che si utilizza e è molto interessante. Bene, quindi adesso mi viene da ridere, rispondo alla domanda di scusate, ora mi prende la risarella. Allora, questa Giulia mi scrive questa domanda: come convinco a mio marito di aspettarmi quando faccio le foto? Allora, Giulia, c'è solo una soluzione, guarda. Prima soluzione, minaccialo che per 3 mesi niente sesso. Questa è la minaccia migliore: se non ti ascolta, 3 mesi di castità e qui risolvi. Se non risolvi con questo, 3 mesi che non gli cucini più niente, e quindi se non ti segue per i tuoi scatti o ti mette fretta, per 3 mesi non cucini più niente. E se ancora questa non basta, faccio quello che dice sempre mio padre: prendi e cambia il nottolino della porta e lo butti fuori di casa. Dici: prima faccio le foto e poi ti faccio rientrare. Questa è la soluzione migliore. Purtroppo non c'è modo per convincere le persone. Io, guarda, prima di Erika, diciamo, quando uscivo con gli amici, o che andavo a fare le foto nelle montagne, o che quasi nessuno voleva aspettare con me, cioè tutti avevano fretta, volevano tornare, quindi andavo da solo, cioè prevalentemente. Quindi la soluzione può essere quella che ti ho detto, oppure veramente ti aggrego con un gruppo di fotografi e ti diverti per quello. Bene, questa mi fa ancora più ridere. Allora, un'altra domanda che mi ha fatto una persona, mi ha detto: guarda, ai corsi di fotografia spieghi, racconti spesso degli aneddoti, dei fatti divertenti quando fai i tuoi servizi con Erika, quando fai matrimoni, quando fai ritratti, ci sono sempre situazioni molto buffe, ci fa sempre molto ridere, raccontaci qualche storia divertente. Allora, su questo vi dico, potrei fare veramente dei corsi solo su questo, scrivere libri interi sui fatti divertenti che noi fotografi andiamo a conoscere, perché il nostro lavoro è molto strano, perché alcuni lavori più o meno vai dal cliente, sai più o meno quello che vuole. Sul nostro lavoro a volte no, c'è gente che ti fa delle richieste più strane, quindi queste richieste più strane sono divertenti e quindi ti creano delle situazioni simpatiche. Allora, ve ne racconto una. Allora, al matrimonio praticamente di una sposa di qualche anno fa, una certa Chiara, praticamente mi trovavo lì a casa di lei durante la preparazione con Erika, e mentre arrivo lì c'è sua nonna, che è Giuseppina, ben simpaticissima, fantastica, che appena entriamo la saluto, tutto quanto, faccio due scatti, poi vado subito in camera dove si stava preparando Chiara. In quel momento Erika rimane un attimo sulla sala e la nonna Giuseppina fa: Erika, chiamami il maestro. io, ok, sì, ok, vado là, mi fa: maestro, proprio così, era simpatica, mi fa: maestro, ascolti, io ho un problema, io ero una fotomatrice con la pellicola venivano tutte belle le foto, con il digitale non me ne viene bella una. Beh, capito, ha detto, magari uno deve conoscere la tecnologia, visto va avanti il tempo, uno deve studiarla un po', se vuole le do qualche dritta. E mi fa: no, forse non ha capito, io quando uso la fotocamera digitale, avevo una reflex, mi sembra la Nikon, non mi ricordo che modello, però avevo una Nikon, e puntava, scattava di continuo, era arzilla, una vecchiettina, ci avrà avuto 82 anni, però era molto sveglia. Però mi fa: guarda, faccio le foto, mi vengono sempre così strane, me le fa vedere, le guardo, erano le scarpe, no? Faccio, che vuol dire, come mai le scarpe? E ho fatto, beh, sarà un pochino mossa. Mi fa: no, forse non ci hai capito, mi fa lei, guarda, io gli dico, devi fare la foto di lì, ma non me la fa, me la fa giù. Guardo, praticamente lei faceva una cosa, non aveva visto che aveva messo l'autoscatto, quindi lei faceva, puntava, premeva il pulsante di scatto
Mentre partiva il timer, lei già guardava basso per rivedere la foto, ma mentre inclinava gli scattava la foto sui piedi, no? E quindi si faceva le foto ai piedi ogni volta. Quindi lì per lì, fantastico, ho visto queste foto, io guardo lì per lì, non la potevo più guardare in faccia perché sta signora, guarda. Poi dopo io ho cominciato a ridere, lei rideva lo stesso, allora gli facevo le foto ai piedi, dice, guardi signora, gliele faccio anch'io. Però fantastico, io ho tolto l'autoscatto, ha cominciato a scattare le foto, ma mi ha fatto ridere che ha detto, guarda, io voglio fare la foto lì e non mi dà retta. Ha detto, ma non è che gli devi dare retta la fotocamera. La fotocamera scatta dove lei punta, se lei punta lì e scatta, viene lì. Se dopo inquadra sotto e parte lo scatto, chiaramente. E quindi questo è uno di tanti fatti che capitano sui nostri servizi. Bene, allora concludiamo così la lezione. Niente, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo in questo caso martedì 14 per la lezione sulla fotografia dei fiori. E niente, buon fine settimana e soprattutto buona Pasqua, divertitevi e chiaramente ognuno passerà la Pasqua a casa propria, quindi ci salutiamo adesso e ci facciamo gli auguri magari anche su Facebook, su Instagram e anche per WhatsApp, ovviamente. Grazie, auguri e buona serata. Ciao!